Allora, Antonino, un mio piacere averti ospite del podcast Basta Bollette. Sai che noi ci amiamo definire come attivatori dei superpoteri contro i soprusi delle grandi compagnie. Quindi il nostro podcast mira a dare informazioni ai consumatori che gli permettano di districarsi nel groviglio delle tariffe o peggio delle truffe che a volte vengono fatte dalle grandi corporation, che sono principalmente gli operatori di servizi domestici, utenze sia telefoniche sia elettriche, sia banche, insomma, che ne combinano un po' di tutti i colori. E quindi oggi vorrei approfittare della tua presenza e della tua conoscenza per entrare nel merito delle tariffe elettriche e gas e quindi parlare di quello che fai tu con la tua attività, che è Taglia la Bolletta, il sito Taglia la Bolletta. Ecco, posso chiederti di presentarti e di presentare il sito per spiegare agli ascoltatori di Basta Bollette di che cosa ti occupi e come tu aiuti i consumatori nel loro percorso di informazioni e tutela dai servizi domestici? Io sono Antonino Vento, sono un ingegnere del ramo elettrico e attraverso, diciamo, il portale taglialabolletta.it voglio, diciamo, ci mi rivolgo agli utenti domestici e l'obiettivo è quello di farli risparmiare sulle utenze di luce e gas, ma allo stesso tempo di internet e telefonia, attraverso una serie di articoli, di confronti e di analisi delle varie delle varie, diciamo, tariffe, oltre ad analizzare anche le soluzioni per poter magari tagliare i consumi alla fonte, quindi il risparmio energetico, per esempio, quindi alleggerire la bolletta non dal punto di vista dell'acquisto, ma anche dal punto di vista dei consumi. Benissimo. E dunque, da quando è che hai avviato il sito Taglia la Bolletta? Nel 2010, quindi sono già 9 anni Una abbondanti. vita nel campo dei Sì, servizi. quando allora, diciamo, si parlava infatti del primo mercato libero dell'energia, allora ha fatto È successo di comparsa. tutto in questi anni, Sì. specialmente ultimamente. La novità che si è ancora un po' strascicata in questi ultimi anni è stata l'introduzione del mercato libero, che dovrebbe essere attivo da quando? Da quest'anno, l'anno prossimo? No, l'anno prossimo, luglio 2020. Ok, quindi Ah, luglio ci sono tutte le 2020 finisce varie il mercato tutelato. norme. Sì. Ecco, allora, io comincerei a farti questa domanda. Quindi ipotizziamo che io sia un nuovo utente di luce e gas, quindi diciamo che ho comprato una nuova abitazione e mi sto informando su quali possono essere i contratti da attivare per la mia utenza e quali le compagnie a cui devo rivolgermi per avere un servizio che soddisfi le mie esigenze. Quale percorso mi consigli di avviare, di cominciare per raccogliere le informazioni necessarie che poi mi permettano di scegliere tariffa e operatore più convenienti per le mie necessità? Allora, intanto partire dal proprio profilo dei consumi, qualora lo si conosca, quindi se è già un'utenza che è attiva, già si sa il consumo annuo. Se invece è una nuova utenza, magari cercare di capire quanto si potrà consumare. Dopodiché affidarsi ad un comparatore. Esistono quello ufficiale dell'autorità, così come ci sono invece quelli indipendenti, tipo quello di Taglia la Bolletta. Comparatore dove, mettendo la stima del consumo annuo, nonché anche lo stile di consumo, cioè se magari si consuma più di giorno, più nei festivi, eccetera, darà una prima, ci darà, diciamo, un risultato con l'elenco delle tariffe più vantaggiose. Si partirà dalla più economica alla più
cioè la meno vantaggiosa. E quindi già si avrà una prima idea di quale può essere oggi il fornitore più economico. Dopodiché però bisogna andare a guardare la tipologia di tariffa. Se si tratta una tariffa, per esempio, con prezzo bloccato, dove però il prezzo bloccato, attenzione, si riferisce solo ad una parte del costo del kilowattora, la cosiddetta quota energia, perché altre componenti sono ad oggi di fatto stabilite dall'autorità, quindi nessun fornitore potrà dire ti blocco questa componente o ti regalo questa componente. Quindi andare a capire se è un prezzo bloccato piuttosto che un prezzo invece che varia al variare le tariffe regolate. Quindi scusa se ti interrompo, Antonio, di quali componenti si compone la bolletta e quali sono fisse e quali invece possono essere variate dall'operatore? Allora, fondamentalmente noi abbiamo una cosiddetta quota energia. Poi c'è un altro blocco che è legato ai servizi di distribuzione, cioè questa energia dal produttore deve arrivare all'utente finale, attraverserà una rete elettrica nazionale, una rete elettrica locale, e quindi siccome questa rete è di proprietà di qualcuno si paga una specie di affitto, diciamo un costo, e questi sono i costi di rete. Più c'è una terza componente dove ci sono tutte le tasse diverse dall'IVA fino ad arrivare magari a dei contributi per le rinnovabili, eccetera. La componente principalmente dove si può agire il fornitore del mercato libero è la cosiddetta quota energia, perché in questa quota energia c'è il prezzo di vendita, il prezzo che in qualche modo io che fornisco energia posso variare. Le altre componenti non le posso variare perché comunque sono per un discorso di concorrenza, sono uguali per tutti perché vanno versati, diciamo, a questo terzo ente che è il gestore di rete. Quindi fondamentalmente quando parliamo di prezzo fisso, prezzo che forma un fornitore si riferisce fondamentalmente alla quota energia. Spesso ci può essere anche qualche problemino che magari chi fa pubblicità dice ti fornisco l'energia a 5 centesimi al kilowattora, magari in quel momento lui sta parlando solo della quota energia e poi magari ne costerà 20 perché tutti gli altri 15 li ha omessi Certo, di dire. Quindi certo. sì, fondamentalmente c'è su una piccola parte, cioè all'incirca circa il 50% del costo di un kilowattora. Su quel 50%, bene o male, il fornitore può applicare uno sconto. Ok, quindi allora il quota energia è uguale più o meno al 50% della bolletta. Sì, dipende poi dai consumi, bene o male ci siamo là. Ok, io vedo anche su una bolletta che ho aperto adesso una voce oneri di sistema. Che cos'è e dove si inquadra? Questi generi di sistema sono sì, sempre al di fuori della quota di energia perché servono un po' a bilanciare il sistema, perché il sistema, diciamo, è abbastanza articolato con tutta una serie diciamo, di attori che fanno in modo che questo sistema vada in equilibrio, perché la rete elettrica è molto delicata, non può né accumulare a meno ad oggi e neanche stare sotto la richiesta, perché altrimenti succede quel crack che è successo 10 anni fa, in cui si va in blackout, succede, diciamo, un disastro. E quindi questi oneri servono a bilanciare, c'è tutto un sistema di scambi di energia che fa sì che la rete deve stare sempre in equilibrio, quindi ogni lampadina che si accende deve richiedere tot energia, così come ogni lampadina che si spegne, per fare un esempio, deve richiedere lo stacco di una parte di energia da parte di Ho un capito. generatore. E anche questi oneri immagino siano fissi e non siano soggetti a Sì, questo variazioni da parte dell'operatore. no, questi no. Ok, benissimo. E quindi diciamo quando ci fanno le offerte, magari ci chiamano al telefono o siamo noi stessi a chiamare i servizi clienti dei vari operatori per chiedere la tariffa. Una cosa che dice è fondamentale è capire nel prezzo del kilowattora che propongono se stiano parlando della sola quota energia oppure del prezzo complessivo che comprende anche le tasse, la distribuzione e gli oneri di sistema, giusto? Sì. Perché magari vediamo che un prezzo kilowattora molto basso in realtà non comprende le altre quote obbligatorie e che una volta incluse lo fanno diventare molto più alto della proposta apparentemente vantaggiosa.
Sì, anche perché loro non potrebbero, dico, garantire, magari ti dice 5 centesimi al kilowattora, te lo garantisco per 12 mesi, le altre non potrebbero garantirle perché trimestralmente variano. Quindi su quelle componenti non possono fare nessuna promessa di prezzo bloccato, eccetera. Chiaro. Però diciamo un vantaggio che mi sembra ha il consumatore nell'individuare gli strumenti giusti è proprio quello dei comparatori che offrono un prezzo completo, corretto? Sì, Cioè un prezzo che là il prezzo compreso, la simulazione compresa di, con i prezzi di oggi, ovviamente se tra 3 mesi l'autorità varia i parametri, quella bolletta, quella proiezione non varrà più. Però oggi, se io sottoscrivo un nuovo contratto oggi, sono sicuro che se al primo posto c'è l'operatore, il fornitore X, sono sicuro che quello sarà il miglior prezzo di oggi. Ok, ecco, per quanto riguarda il fattore temporale, cioè tu dici il miglior prezzo oggi, chi mi garantisce poi che quel prezzo domani non raddoppi e non diventa magari quel fornitore che mi ha saputo trascinare dentro la sua offerta del momento, poi non si riveli un aguzzino che mi carica di costi di gran lunga superiori rispetto alle aspettative delle bollette successive. Che garanzia? Là bisogna, cioè se la quota energia è garantita, è scritto per contratto, quella componente non cambia. L'importante è guardare il contratto che magari non ci siano costi fissi, cioè che magari ti mette un diritto fisso ogni 3 mesi o qualcosa del genere, ma che magari non viene detto. Quindi è importante anche vedere le condizioni contrattuali se ci sono dei costi fissi magari nascosti o non detti. Ok, ma queste cose dovrebbero risultare tutte dal contratto, Sì. immagino, anche l'eventuale impegno a tenere fermo il prezzo della quota energia. E Certo, questo sì. di solito questo viene indicato nei contratti? Se viene indicato, per quanto tempo si possono impegnare i fornitori in genere? Ma solitamente sono 12 o 24 mesi. Praticamente sui 12 mesi riescono a fare un prezzo più aggressivo perché è tutto in proporzione all'impegno, no? Io mi impegno di meno, riesco a farti un prezzo più basso perché sono sicuro che sono 12 mesi di negozio e se le cose vanno male per me non ci rimetto. Sui contratti a 24 mesi, solitamente invece lo sconto è più basso perché comunque il fornitore si deve impegnare per un periodo più lungo. Quindi Ho anche per capito. lui alcune cose sono un'incognita. Cioè Sì. garantirti un prezzo da qua a 24 mesi potrebbe guadagnarci come potrebbe perderci troppo. Ho capito. Solitamente 12-24 mesi. Chiaro, chiaro. Perfetto. Per quanto riguarda il tipo di operatore, tu pensi che bisogna fare attenzione a determinate cose, tipo la notorietà dell'operatore, la sua diffusione che ne so, sul territorio nazionale, altri fattori che ci possono far propendere per uno piuttosto che un altro operatore sulla base delle loro caratteristiche. Per quanto riguarda più che altro, io penso puntare molto su un servizio clienti efficiente, perché a livello di distribuzione il territorio cambia poco in quanto il fornitore è solo, diciamo, un operatore commerciale, perché poi la rete, i contatori e tutto sono sempre gestiti dall'operatore locale e quindi, diciamo, da quel punto di vista cioè non c'è da preoccuparsi se magari quel fornitore ha pochi utenti piuttosto che un altro più grosso, perché alla fine la rete e i servizi vengono gestiti sempre dal distributore. Il servizio clienti invece è importante, perché se già in fase di primo contatto si comincia a capire che magari quell'operatore ha qualche problema col comunicare con i clienti, magari se più avanti dovessimo avere delle problematiche, dobbiamo sempre dialogare con il call center o dell'operatore, quindi è importante che magari abbia un buon servizio clienti. Ho capito. E, allora, l'altra domanda che ti volevo fare è sempre in relazione a come fare per scegliere il proprio fornitore. Ho sentito parlare e ho anche visto su qualche riferimento su internet di scheda di confrontabilità. Mi spieghi che cos'è e come ci può aiutare nella scelta del fornitore e del Allora, contratto? nella scheda di confrontabilità praticamente vengono calcolate la bolletta per alcuni profili di consumo, per esempio 2007, 2000, 3000 kW, cioè si piglia come riferimento
un utente che ha quei tipi di consumi, si fa con i prezzi di oggi un calcolo di quanto pagherebbe nel mercato tutelato e un calcolo di quanto pagherebbe con questa offerta che sta sottoscrivendo. Quindi già a colpo d'occhio, se il prezzo che io pagherei con l'offerta che sto sottoscrivendo perché devo capire se a fronte di quel prezzo più alto che io pagherei, il fornitore mi sta dando un servizio aggiuntivo. Spesso capita che magari vengono regalate delle polizze assicurative piuttosto che dei gadget, eccetera, e quindi magari dal punto di vista economico io pagherei tanto quanto di più, ma magari ho ricevuto un bonus. Quindi già a colpo d'occhio ti fa capire se la tariffa praticamente è vantaggiosa oppure no. Ho capito, ma questa scheda di confrontabilità dove la trovo? Solitamente dovresti trovarla, seppur magari a volte viene scritta in piccolo, nella pagina dell'offerta. Si va online, nella pagina dove magari viene descritta l'offerta, ci sono tutta una serie di documenti, tra cui il contratto, queste cose qua, ci deve essere la scheda di confrontabilità. Cliccando su si scarica e si vanno a valutare i dati. Ho capito. E quindi tu dici, beh, su questo guarda, ti ho fatto questa domanda perché io mi sono messo un po' a curiosare tra le offerte di vari operatori di energia elettrica e francamente non ho avuto un gioco facile nel trovare la scheda di confrontabilità. In genere, niente, cercando su internet o vagando così tra i siti e le offerte, non riuscivo a trovare il link. Tu dici che dovrebbe essere obbligatoriamente pubblicata? Cioè, sei a Sì, conoscenza di qualche normativa che impone la pubblicazione agli operatori? la norma specifica al momento non mi viene in mente, però dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci. Vabbè, magari cerchiamo di approfondire perché è piuttosto interessante. Anche perché, come me l'hai descritta, da questa scheda dovrebbe risultare a colpo d'occhio la presenza di bonus, regali, polizze aggiunte, è corretto? No, in questo no, praticamente cioè loro fanno solo un confronto sui costi dell'energia. Infatti il cliente che magari a volte se vede questo prezzo superiore, diciamo io vado a pagare di più, devi pensare se con quella fornitura ti stanno dando solo energia oppure magari ti stanno offrendo qualcos'altro che ha un valore e quindi magari non è uno sconto sull'energia elettrica, ma invece al contrario hai perché quel servizio Ho che ti capito. stanno Quindi, offrendo. vabbè, diciamo che ti dice semplicemente se stai pagando di più rispetto alla tariffa media, alla tariffa. La tariffa che pagheresti se resti ancora nel mercato, diciamo, tutelato, nel mercato regolato. Ok, il mercato regolato. Quindi, quando cesserà di esistere il mercato regolato, probabilmente la scheda di confrontabilità non ci sarà. Sì, sicuramente. E quindi, diciamo. Questa scheda di confrontabilità può essere tranquillamente sostituita da quello che mi dici dai portali di comparazione delle tariffe. Sì, anche Ok. perché là, diciamo, tu riesci anche a me, piuttosto che la scheda di confrontabilità, ci sono 4-5 profili di consumo. Sul comparatore tu riesci, se hai già un'idea del tuo consumo, andare a mettere il tuo consumo e quindi avere un'idea reale, migliore del costo che vai a sostenere. Ok, chiaro. E tra i vari comparatori, quale ti senti di consigliare, per le sue caratteristiche? Possiamo andare a quello, diciamo, dell'autorità che si trova sul sito autorità Arera e quindi quello è, diciamo, imparziale. Poi ne abbiamo anche noi uno che taglia la bolletta comparatore. Quindi un'alternativa ci potrebbe essere quello. Pronto? Eccomi qua. No, dico, quello dell'Arera, in quanto, diciamo, non so, comparatore dell'autorità, è più aggiornato, meno aggiornato, offre una maggior Penso che quantità di oppure no? sì, in quanto l'autorità tende a inserire comunque anche i fornitori minori, quindi ha, diciamo, un database più grande, magari in quelli, diciamo, indipendenti un po' di meno, anche per evitare per un discorso anche di database, eccetera, magari troviamo 20-30
operatori più importanti a livello nazionale. Ho capito. L'autorità invece dovrebbe essere più grande, più grande. Ti ricordi anche il link all'URL del compilatore dell'autorità? Allora, quindi il sito dell'ARERA è proprio arera.it. Ok, e lì si trova il compilatore. In ogni caso, nelle note di questo episodio inseriremo tutti i link che abbiamo citato. Sì, dal sito ARERA si trova facilmente il comparatore, anzi si chiama portale offerte. In realtà ecco, si chiama perché hanno fatto a questo punto, hanno estrapolato e creato un portale ad hoc che si chiama ilportaleofferte.it. Perfetto, poi inseriremo nelle note il link. Ok. Un'altra domanda avevo da farti. Se io sono un acquirente di una casa nuova, devo attivare sia l'utenza luce che l'utenza gas, magari Sì. anche la telefonia e l'acqua. Ho visto che ci sono molti operatori che tendono a offrire in maniera accorpata le varie utenze. Tipicamente accorpano luce e gas, ma c'è qualcuno che accorpa pure telefonia e non so se anche acqua. Tu a riguardo cosa consigli di poter aderire a questo tipo di offerte oppure di tenere separate? Bisogna fare, cioè dico, a volte dico parlare con un unico operatore è proprio il conto, cioè dall'altro una sola bolletta e quindi non devi pensare a tante bollette, dall'altro lato se hai un problema con l'operatore praticamente avrai un problema su tutte le utenze. Dal punto di quindi diciamo dire qual è meglio, qual è non, cioè non si riesce a dire. Dal punto di vista economico invece bisogna fare sempre conto, cioè andare a fare un'analisi e dire quanto pagherò con la migliore offerta gas, con la migliore offerta luce, con la migliore offerta internet. Fare una somma e poi confrontarlo con magari chi ti offre tutte queste utenze in un unico pacchetto. Ho capito. Se il risparmio c'è, bene, se il risparmio non c'è, alla fine si va a parlare con diversi interlocutori, avere Okay. diversi E tu contratti. hai mai fatto qualche, in base alla tua esperienza personale, qualche confronto? A tuo modo di vedere, sono più convenienti gli accorpamenti oppure no? Sinceramente non mi è capitato di andare a fare un confronto tra Ok. queste, quindi non saprei dirti. Va bene, magari procederò io a fare un test e lo renderò pubblico nelle note dell'episodio che seguiranno a questa intervista, così poi ci possiamo confrontare eventualmente su questi risultati. E, ok, quindi diciamo, prima hai detto che in alcuni aspetti la bolletta non è assolutamente modificabile perché la quota tasse, oneri di sistema, distribuzione sono imposti dall'autorità e quindi non possono essere in nessun modo variati, sono uguali per tutti, mentre c'è un certo margine nella quota energia, ma questo margine quanto è ampio? Cioè, in base alla tua esperienza, usando questi comparatori, quanto si può risparmiare in termini percentuali su una bolletta mensile? Valore, sì, il valore assoluto, quindi io dico risparmio, compreso IVA e tutto, in base diciamo, ai valori medi si potrebbe arrivare ad un 10% complessivo. Nei casi particolari, cioè dove sono le cosiddette offerte che vengono sottoscritte solamente online e solamente dal nuovo utente, quindi per esempio Enel Energia, la sua offerta che è Light per dire, la sottoscrivi solamente online, ma se non sei già cliente. Quindi le più vantaggiose solitamente sono le cosiddette offerte riservate a conquistare, diciamo, nuovi clienti, sottoscrivibili online perché online magari l'operatore ha un taglio di provvigioni che gli consente magari di trasferirlo all'utente quei 40, 50, 60 euro l'anno, piuttosto che pagarle in provvigioni alle agenzie, le trasferisce come sconto all'utente. Ho capito, ma per nuovo cliente intendi, metti ad esempio che io ho un'utenza verso una casa in affitto e vado a comprare una nuova casa, sono nuovo utente da questo punto di vista oppure sono un utente già conosciuto perché ho un'utenza presso un'altra abitazione che ho in affitto? Ma diciamo che non sei cliente di quell'operatore che hai scelto. Ho Quindi capito. se è energia, tu non sei cliente energia piuttosto di E.ON che Eni. Ok, quindi se sono cliente del mercato tutelato, posso andare, che ne so, da Eni, perché sono nuovo cliente, usufruire delle condizioni di maggior favore, delle offerte che fanno ai nuovi clienti. Sì. Chiarissimo.
Un'altra cosa, sempre nell'attivare il nuovo contratto, come faccio a capire quale può essere la potenza massima, i kilowatt ora di potenza massima che devo utilizzare per il mio impianto? Perché da quello che ho capito che maggiore è la potenza massima erogabile dall'impianto e maggiore, anche se varia in maniera progressiva lievemente, comunque maggiore è il costo per kilowatt del mio consumo, è corretto? Sì, perché c'è una quota fissa che dipende dai kilowatt che tu impegni. Certamente, mi pare che stia circa 50 euro l'anno per ogni kilowattora. Quindi già scegliendo 2 kilowattora in più, tu paghi 100 euro l'anno, quindi è Ho importante capito. capire se quella potenza ti serve oppure no. Chiaro. E, diciamo, il calcolo della potenza è un po' complicato perché dipende da cosa puoi utilizzare, cioè, contemporaneamente, se è un climatizzatore, se è un frigorifero. Però attraverso sempre i servizi di comparazione, in qualche modo, sempre facendo come riferimento il sito dell'autorità dell'ARERA, c'è una sezione dove in base magari tu metti i metri quadrati della casa, piuttosto se è un frigorifero, un climatizzatore, eccetera, ti danno un'idea anche di quale potenza potresti aver bisogno. Chiaro. E in ogni caso, diciamo, se io faccio una ipotesi conservativa, cioè cerco di indovinare la potenza massima che mi serve per casa mia in difetto, quindi magari ho la pompa di calore, ho tutti gli elettrodomestici, ho pure la cucina a termoconvenzione, quelle che consumano elettricità non vanno a gas, e quindi ipotizzo magari 4,5 kW. E poi usando mi scatta la valvola e scopro che avevo sottostimato la potenza necessaria. In quel caso, ovviamente, posso andare ad ampliare la potenza massima erogabile, però immagino la cosa abbia un costo. Questo costo, che tu sappia, è sempre uguale? C'è un modo per evitare di pagarlo, di pagarlo meno No, per sono dei i costi, diciamo, consumatori legati, sono separati oppure no? dei costi legati a dei servizi, diciamo, di amministrativi, chiamiamoli così, che da operatore a operatore potrebbero variare, cioè chi chiede 20 euro, chi chiede 30 euro, chi potrebbe anche chiedere nulla, cioè chiamiamo la gestione della pratica, tra virgolette. Mentre poi c'è un costo che bisogna pagare e che è fisso per tutti ed è legato all'aumento di potenza, quindi questi costi vanno al gestore della rete, perché il gestore della rete ti mette a disposizione più potenza, quindi deve in qualche modo gestirti la tua rete in qualche modo, in modo ottimale da fornirti la potenza e quindi ti chiede un costo che varia per ogni kilowattora. Cioè se tu hai un aumento di 2 kilowatt in più rispetto ai, pagherai questo costo moltiplicato per 2. Quindi c'è un costo, chiamiamolo di aumento di potenza, che è destinato al gestore, cioè al distributore locale, più dei costi amministrativi che servono al tuo fornitore per poter andare a, diciamo, a escludere la pratica e far sì che tu possa avere più potenza. Quindi, insomma, non c'è un modo, diciamo, per risparmiare dell'aumento di potenza. L'unica è cercare di fare un'ipotesi che No, sia il più perché realistica possibile sì, perché e non cambiare. sì. Chiaro. Sì, questo sì, anche perché è un costo fisso, ovviamente. Cioè, tenendo conto che c'è sempre un margine del 10% sul contratto. Se è un contratto da 3 kW, tu puoi avere fino a 3,3 kW. Quindi, cioè, fare un contratto ad abbondanza, cioè, nel senso abbondando, no, perché se non ti serve stai pagando un diritto fisso. Però se serve c'è poco da fare, bisogna Certo, pagare quel. certo, certo. Ok, e quindi diciamo, ecco, tu mi dicevi prima si può risparmiare anche l'11% in media, però l'ultima volta che io ho fatto una ricerca, ma così, insomma, molto sempliciotta su questi comparatori, scorrendo dalla prima pagina fino all'ultima, per vedere proprio la differenza che ci voleva essere tra l'offerta più conveniente e quella meno, mi è sembrato che alcuni gestori caricassero di molto più che l'11%, arrivando magari in qualche caso anche al 50% o più diciamo, di costo della bolletta tra un gestore e l'altro.
Questo ti Cioè, risulta anche a te? come aumento o come sconto? Non... Come prezzo, diciamo, se un gestore offriva 1.000 euro, un altro gestore offriva anche 1.500 per lo stesso contratto. Ah sì, diciamo, il problema infatti il comparatore sì, ti fa Secondo te a vedere cosa anche è abbastanza dovuta questa sorpresa. differenza così elevata? Ma dalla filosofia, tra l'altro, anche dell'operatore, filosofia strana, quindi probabilmente magari quell'operatore, quel tipo di offerto cercherà di venderla magari a chi poverino ha poca dimestichezza oppure non sa realmente il costo, magari pensa di risparmiare e poi alla fine si ritrova qualcosa che lo fa pagare di più. Eccezione nei casi in cui magari però, come dicevo prima, il discorso della scheda di confrontabilità, magari se ti sto dando un servizio di tipo diverso, potrebbe anche capitare che pago tanto quanto, qualcosina in più, perché magari poi lo sconto lo sto avendo da un altro tipo di servizio. Però bisogna sempre stare attenti e vedere bene questi casi. Sì, Certo. quel 10% più che altro è il massimo, più che media, il massimo sconto. Difficilmente troverai la migliore offerta che ti dà questa. Poi andiamo a scalare 7, 8%, 3%, dipende dal tipo di offerta che scegli. Ok, allora, l'ultimo tranche di domande. Se io mi accorgo nel corso del tempo che l'operatore con cui sto non è conveniente o non è più conveniente come prestito, posso cambiare operatore? E quali sono i pericoli o i costi cui vado incontro? Allora, in teoria non dovrebbero esserci costi, tranne che se per contratto l'operatore ti dice se tu cambi io ho bisogno di X euro come diritto di gestione pratica. Quindi bisogna andare a guardare sempre il contratto. Se magari dico io ti offro questa offerta, tu stai con me 12 mesi, se te ne vai prima mi paghi 50 euro di diritto di passaggio, eccetera. Quindi non possiamo dire che c'è un costo generale o fisso. Può dipendere dall'operatore. Spesso non ce ne sono, i contratti sono liberi. Qualche operatore potrebbe anche mettere qualche diritto amministrativo, tipo 20 euro, 30 euro, come gestione pratica. Ok, e adesso sono sul comparatore del portale offerte.it, quello della Veva, e mi chiede se voglio scegliere tra offerta a tariffa fissa o variabile. Che differenza c'è e quale conviene scegliere? Ma allora, variabile principalmente è un prezzo ancorato a quello totalmente a quello dell'autorità, cioè varia come quello, se aumenta aumenta, se diminuisce diminuisce, e io gestore ti fornisco sempre uno sconto. Se ti dico 5%, tu sappi che se oggi l'autorità te lo fa pagare 20 centesimi, tu pagherai 20 centesimi meno 5%. Se fra 3 mesi diventa 15 centesimi, tu pagherai 15 centesimi meno 5%. Quindi è un prezzo che segue l'andamento del mercato tutelato, che però ti offre sempre uno sconto. Il prezzo bloccato invece, e ci riferiamo, come abbiamo detto prima, alla quota energia, è che ti offre della quota energia un prezzo che magari ti garantisce per 12 o 24 mesi, raramente 36, ma solitamente 12-24. Quindi se uno pensa, e qua comunque è tutto difficile, che l'energia di qua ai prossimi 12 mesi dovesse aumentare in modo sensibile, magari può optare per un prezzo bloccato. Al contrario, se pensa magari che siamo in un periodo di discesa, potrebbe anche optare per un prezzo indicizzato. O se non vuole rischiare, dice io voglio solo uno sconto e basta, me ne frego di come varia l'energia, può anche optare per il prezzo, diciamo, indicizzato, prezzo variabile, e quindi sapere che comunque avrà uno sconto. Ok, e da quello che sento il prezzo dell'energia sale continuamente, quindi converrebbe un'offerta fissa. Che è corretta questa mia presunzione oppure non è così? Sì, però a volte c'è un però, che magari oggi chi ti offre, a volte può capitare un'offerta fissa, te la fa pagare in partenza tanto quanto l'autorità, oppure addirittura qualche centesimo in più, pensando che magari poi tra 3 mesi risparmierai. Quindi siamo sempre là, o si fa la simulazione, conviene sempre andare a valutare i prezzi. Ok.
Intanto ti confermo pure, stavo sempre sul portale della Vera, che ho fatto una ricerca veloce per insomma, un'utenza media 4 kW e mezzo, consumo anno 5.600 kW, diciamo un'abitazione media. E ti confermo che i prezzi variano tantissimo, si parte da un minimo di 1.100 euro annui per un certo fornitore che si chiama Gelsia SRL, mai sentito, uno di questi minori deve essere, non so. Per arrivare sotto in fondo alla lista, ma non ho caricato ancora tutti i risultati, a 1390, ce ne sono altri anche a 1400 e oltre, sono circa 300 euro di differenza su 1100 euro, che quindi sono quasi il 30%, è tantissimo. Ok, e quindi insomma l'unico motivo per cui, visto che abbiamo detto, per gran parte le quote della bolletta sono fisse, cambia la quota di energia, che però sostanzialmente la materia base è ovviamente sempre energia elettrica. L'unica spiegazione che ipotizzavi prima è che queste compagnie aggiungano vari servizi alternativi, aggiuntivi, polizze, regali, che ne so, viaggi a Gardaland, insomma cose di questo tipo che poi fanno lievitare il prezzo della bolletta. In un certo senso sì. Eh no, è importante saperlo perché in effetti la cosa che mi viene da pensare con questa chiacchierata è di fare enorme, enorme attenzione alle offerte che vengono. Perché diciamo non vengono cercate dall'utente, ma che vengono proposte magari tramite telefonate o tramite pubblicità un po' spinte. Diciamo, il consiglio che mi sentirei di dare, non so se tu lo puoi confermare, è magari specialmente se si riceve un'offerta telefonica tramite un call center o via mail o in altro modo e si ritiene, magari si viene abbagliati dal fatto che si riceve in regalo un cellulare piuttosto che un viaggio, piuttosto che uno sconto per i prossimi 2 anni in bolletta, eccetera. Oppure si hanno delle promesse di un po' dubbie, tipo pagherai molto meno senza avere un riscontro oggettivo. Siccome c'è tutta questa differenza, io scorrendo la pagina sono arrivato a 1600 intanto, rispetto alle 1100 dell'offerta. Addirittura ce n'è una che arriva a 2600. Non lo so, cioè non riesco a spiegarmi che cosa può essere. Un'altra 6184, l'ultima Free Energy. A parità di contratto, lo stesso contratto lo fa pagare 1.100 euro e l'altro lo fa pagare 6.100. Insomma, io raccomanderei quantomeno di verificare l'offerta che uno riceve, con, ovviamente sulla base dei kilowatt consumati e sulla base dell'impegno di massimo di kilowatt. Del proprio contratto, suggerirei di fare tramite questi strumenti molto semplici un confronto inserendo questi dati per vedere l'offerta che si ritiene conveniente oppure che si riceve per telefono, quanto poi regge questa convenienza con il confronto di altre società e offerte equipollenti. Che diciamo? Certo, questo sì. Tanto spesso tramite il sito mi scrivono, mi ha contattato Tizio, siccome sono loro che producono, vendono e fanno tutto, mi regalano i servizi di rete o mi regalano questo. Spesso io do un consiglio, fatevelo mettere per contratto. Se ve lo mettono per contratto, nessun problema. Dice Eh sì, no, perché ma i servizi di aspetta, neanche il contratto rete, ti danno. cioè i Ma servizi, se... sì, certo, è giusto, perché i servizi di rete, piuttosto appunto quelli di distribuzione, di ordine sistema, incidono moltissimo nella bolletta, quindi se uno dice per il regalo, vuol dire che la bolletta dovrebbe abbattersi di un 20, 30, 40% a seconda Certo, della quota che viene regalata. sottolineo Quindi il fatto che loro magari hanno un grosso nome dietro, che magari nel passato aveva
una posizione monopolistica e qualcuno magari vende male dicendo: ah, sai, ma noi abbiamo tutto, quindi possiamo anche regalarti questo costo. Poi cioè, noi i contatori sono i nostri, quindi non ti facciamo pagare il noleggio. La risposta è: fatelo mettere, leggere il contratto, se ve lo scrivono che è così, allora approfittiamo. Certo. Ma se non è Diciamo che così. molto spesso a telefono uno si inventa qualsiasi motivo, anche il più fantasioso, per cercare di generare interesse nell'interlocutore. Quindi effettivamente bisogna stare molto molto attenti a quello che si sente a telefono. Va bene, Antonino, io avrei finito le domande. Tu hai qualche altra cosa da dire, osservazione, raccomandazione che vuoi fare a chi si avvicina alla ricerca di tariffe vantaggiose, oltre ovviamente quella di verificare sui comparatori e in particolare sul tuo sito Taglia la bolletta, dove potrà trovare anche tutta una serie di articoli focalizzati proprio sul tema delle tariffe elettriche. Sì, che cambiare luce e gas purtroppo oggi ancora non è facile come cambiare operatore telefonico. Però se uno magari va a controllare la propria bolletta, può avere vantaggio ogni 2 anni a cambiare gestore, perché spesso c'è sempre l'offerta dedicata al nuovo cliente. Quindi ogni 1 o 2 anni cercare di guardarsi intorno e vedere se c'è qualcosa di meglio. Perché altrimenti si rischia invece un'altra cosa. Appena finisce l'anno, c'è la modifica unilaterale del contratto, il fornitore può fare quello che vuole, il cliente spesso, per mancanza di tempo o altro, non ci pensa e magari si rischia poi di pagare di più rispetto magari a prima. Quindi controllare annualmente, dove è possibile cambiare per risparmiare. E la modifica unilaterale, interessante questo, la modifica unilaterale può avvenire soltanto dopo la fine del primo anno oppure in qualsiasi momento? No, solitamente dopo il prezzo bloccato, quindi se è un prezzo bloccato del primo Ah, ok. anno, se è 24 mesi dopo 24 mesi. Ok, chiaro. Però tu sei meglio di me, a quel punto tu o dai disdette e non accetti, oppure se non fai nulla accettate il nuovo prezzo. Certo. Ma il passaggio ad altro operatore non può comportare dei disagi? Per esempio, nel mio campo della telefonia, purtroppo, nonostante in teoria non ci debbano essere vuoti nel servizio, interruzioni, molto spesso accade che si verificano e il cliente rimane senza telefono 1, 2 o più giorni, salvo poi chiedere indennizzi e risarcimento danni agli operatori. Questa cosa, che tu sappia, con degli operatori elettrici crea problemi oppure fila tutto liscio? Da questo punto di vista, no. Può capitare invece qualcosa a livello di fatturazione, magari chi subentra sbaglia a fatturare, oppure chi esce si scorda che è uscito e continua a fatturare. Ma questi comunque sono degli servizi che purtroppo ci sono. Cioè non sono a livello come percentuale altissima, altrimenti non c'è, mi sto così come sono, però può capitare, così come la telefonia può capitare che uno riceve due bollette a due operatori diversi, potrebbe anche capitare di ricevere due bollette di fornitura di chi è subentrato e di chi comunque non dovrebbe più fatturare, invece continua a fatturare. Certo. E in quel caso, grazie a Dio, esistono le associazioni di tutela consumatori come la nostra che possono intervenire a chiedere il rimborso ai due operatori delle somme pagate in eccesso. Questo è un evento, tra l'altro, che ci è capitato di risolvere e confermo che gli strumenti legali per ottenere il rimborso di quanto pagato indebitamente ci sono, esistono e sono molto efficaci. Va bene, Antonino, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità, è stata una chiacchierata molto molto interessante e quindi a questo punto invito gli ascoltatori a approfondire la loro conoscenza del tuo sito www.taglialabolletta.it, dove potranno trovare il comparatore e tanti articoli dedicati all'argomento delle tariffe in campo elettrico e gas. E allora ti ringrazio ancora della disponibilità e mi auguro di risentirti nella nostra prossima chiacchierata, dove magari potremo parlare, se ti va, dell'utenza del gas. Sì, perché no? Ok, Ok, allora a grazie presto Antonino, grazie e ti saluto, alla prossima. anche. Ok, alla prossima.